Una corsa che non è solo una corsa, una passeggiata che non è solo una passeggiata, può, anzi deve essere molto di più. Questo è il principale motivo che unisce gli intenti di Aido, Protezione Civile, associazioni varie e pubblica amministrazione a Gussola per quel che riguarda la Stra Gussola che si tiene domenica. Una passeggiata dati a tutti, dallo sportivo performante alle famiglie con carrozzina al seguito. Tra i percorsi fattibili quest'anno, 3 chilometri, unicamente su asfalto, adatto a chi deve tirare appunto una carrozzina, 6 chilometri e mezzo e 11 chilometri e mezzo su asfalto e sterrata, fattibile di corsa o in passeggiata. È un evento importante per quanto riguarda Gussola, per quanto riguarda il territorio, anche perché si va a valorizzare quello che è l'area golenale e non solo. E quindi si parla sempre di valorizzazione del nostro ambiente che ci circonda. Abbiamo scorci meravigliosi e questa iniziativa unisce quelle che sono le prerogative sia appunto della valorizzazione del nostro territorio, dell'ambiente, come dicevo, ma anche quello della salute, quindi con la camminata e anche della socialità e della socializzazione. Quindi aspettiamo tanti cittadini numerosi che hanno voglia di passare questa mattinata in compagnia vedendo quello che è i nostri percorsi nell'area golenale e anche altri cittadini del territorio casalasco e cremonese che hanno voglia di vedere questi scorci gussolesi e fare due passi in quella che è anche l'area golenale con passaggi in spazi che in genere sono chiusi al pubblico e quindi è un motivo in più per cogliere questa opportunità. Il meteo, capriccioso sabato, dovrebbe essere clemente domenica dalle ore 8 quando si apriranno le iscrizioni, ma chi vuole può già procedere tramite Facebook alla pagina dedicata. Si parte alle ore 9 e 3 ore dopo la chiusura della manifestazione. Di certo non mancheranno i numeri. L'anno scorso, con tutte le restrizioni Covid, ora finalmente decadute, si raggiunsero infatti i 300 partecipanti.